Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Voto favorevole e unanime dell'Assemblea sulla proposta di programma regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR Umbria 2021-2027. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. L'Umbria del prossimo decennio punta ad essere una regione del benessere, intelligente, circolare e creativa. Le imprese sono la chiave per far ripartire lo sviluppo della regione creando lavoro e ricchezza. Servono percorsi di innovazione e collaborazione con università e centri di ricerca. Vanno sostenuti i processi di internazionalizzazione e di penetrazione sui mercati esteri. Sono questi i punti chiave della proposta di programma regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR Umbria 2021-27 che l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità, unitamente ad un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a monitorare il quadro complessivo delle strategie messe in campo e ad aggiornare l'Assemblea sullo stato di avanzamento della programmazione per condividere una prospettiva coerente di sviluppo economico e sociale. Il programma si basa su una crescita sostenibile, inclusiva e diffusa da perseguire attuando politiche volte a migliorare la capacità innovativa e competitiva, investendo maggiori risorse in ricerca e innovazione, dando attenzione alla crescita della produttività, puntando sul riposizionamento del sistema produttivo e su produzioni a più alto contenuto tecnologico, promuovendo azioni che combinino l'economia con la qualità e la sostenibilità dell'ambiente, sostenendo la cultura in un'ottica di innovazione e inclusione sociale. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha preso atto della relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull'amministrazione regionale anno 2021. Critiche dalla minoranza. Il servizio. La presidente Donatella Tesei ha evidenziato che in questi due anni ci sono stati innegabili successi numerici. Abbiamo affrontato la pandemia e la campagna vaccinale con uno dei tassi di mortalità più bassi tra le regioni italiane, nonostante l'alta percentuale di anziani e disabili. Tra il 2020 e il 2021 abbiamo avuto un PIL di mezzo punto migliore della media nazionale, l'export cresciuto del 23%, la dinamica occupazionale più 2,5%, con un ritorno ai livelli pre-Covid e un livello di disoccupazione tra i più bassi del paese. Il nuovo governo regionale ha affrontato alcune delle principali criticità, resta da lavorare per invertire la tendenza alla denatalità e alla riduzione della popolazione regionale. Le partecipate sono diventate un motore di economia e servizi. Abbiamo risanato e rilanciato l'aeroporto regionale, tanto da battere il record dei passeggeri, risanato il trasporto pubblico grazie al salvataggio e alla trasformazione della società. Iniziata la rimozione delle macerie e portata a uno stato avanzato la ricostruzione. Il turismo fa registrare presenze record. È stato adottato un progetto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. La gestione del PNR è stata esemplare e ha intercettato 1,6 miliardi e vede l'Umbria destinataria del 35% di risorse pro capite in più rispetto alle altre regioni. Gli ultimi due anni sono stati segnati dalla pandemia, l'Umbria ne è uscita tra le regioni migliori, ha sottolineato Donatella Tesei, anche se il Covid lo stiamo ancora combattendo. È il momento di una riforma strutturale della sanità, con un risanamento dei bilanci del disavanzo strutturale creato in passato e una riorganizzazione complessiva che passa anche per un terzo polo ospedaliero condiviso tra Spoleto e Foligno. Dovranno essere ridotte le liste di attesa e ridotta la spesa farmaceutica. Non bastano 5 anni, ha concluso Donatella Tesei, per risolvere i problemi di questa regione. Per Fabio Paparelli, Partito Democratico, portavoce delle minoranze, si tratta di una narrazione autocelebrativa. I successi di cui parla la Presidente non sono però stati compresi dai cittadini, almeno secondo il sondaggio del Sole 24 Ore, ha sottolineato Paparelli. Stiamo raccogliendo i frutti di una pessima gestione della pandemia, con le colpe addossate alla guerra, alla pandemia, alle giunte regionali precedenti. La realtà è che visite ed esami non sono prenotabili e gli interventi chirurgici si sono drasticamente ridotti. In 2 anni è stata smantellata una sanità che per decenni è stata un modello per l'Italia. I tassi di ospedalizzazione in Umbria sono crollati e questo significa che i cittadini non hanno potuto ottenere le prestazioni di cui avevano bisogno. Il piano dei rifiuti che avete predisposto, ha detto in aula Paparelli, ci porta indietro di 30 anni. I cementifici potranno bruciare il CSS che viene da fuori e avremo un inceneritore per quantitativi superiori a quelli reali. Manca, ha concluso il portavoce delle minoranze, una visione dell'Umbria di domani.
La prima commissione dell'Assemblea legislativa ha approvato, con i voti a favore della maggioranza e quelli contrari dell'opposizione, l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria per gli anni 2022-2024. L'atto sarà in aula per il voto definitivo martedì 26 luglio. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato con i voti a favore della maggioranza e quelli contrari dell'opposizione l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria per gli anni 2022-2024. I principali interventi contenuti nella manovra di assestamento di bilancio riguardano 7,3 milioni di euro in più per il trasporto pubblico locale, di cui 6,8 milioni per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, 700 mila euro per favorire la disponibilità di progetti di opere pubbliche per i finanziamenti previsti dal PNRR, dal Fondo Sociale e dai programmi europei 2021-2027. 150.000 euro ai comuni per i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. 200.000 euro come contributo ai comuni colpiti dal sisma 2009 per gli interventi di ricostruzione degli edifici privati. 400.000 euro andranno per il bonus bebè, mentre 20.000 euro al laboratorio di diagnostica per i beni culturali di Spoleto. 180.000 euro saranno destinati alla Fondazione Perugia Musica Classica e 110.000 euro al Teatro Lirico Sperimentale Belli di Spoleto. Oltre 65.000 euro andranno all'Unione dei Comuni del Trasimeno a copertura delle minori entrate per la riduzione del 30% del canone demaniale per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche delle spiagge, pagamento che è stato differito per le aziende al 31 agosto 2022. 1,5 milioni di euro è il finanziamento aggiuntivo dei livelli di assistenza sanitaria extra LEA, 140.000 euro per spese di funzionamento del centro di protezione civile e 50.000 euro per l'artigianato, 78.000 per interventi di tutela dei consumatori, 1 milione per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo regionale. 376.000 euro per le spese di funzionamento della regione, dettato anche dagli aumenti dei costi energetici, 500.000 di euro per l'eventuale emergenza legata agli incendi boschivi, 210.000 euro per l'acquisto di un immobile a Terni come sede di rappresentanza e di uffici della Regione Umbria, 350.000 euro per l'emissione di ruoli nel 2022, 206.000 euro per spese di espletamento dei concorsi ed infine 150.000 euro per rimborso di tasse e imposte. Possibili sviluppi e prerogative della futura gara del trasporto pubblico locale. Su questo tema, audizioni in seconda commissione. Tra gli argomenti trattati in seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini nelle ultimissime settimane, i possibili sviluppi e prerogative in merito alla futura gara del trasporto pubblico locale. Sul tema si sono svolte alcune audizioni di rappresentanti sindacali dei lavoratori ed associazioni datoriali del settore, oltre a Bus Italia. Tra le indicazioni emerse, pienamente condivise, rispetto alla predisposizione della futura gara per l'assegnazione del servizio TPL, la previsione di un solo bacino regionale, prevedendo anche la gestione della ex FCU e quindi del ferro attraverso un programma pluriennale con un minimo di 10 anni per avere garanzie di investimenti sul materiale rotabile. Fondamentale, è stato rimarcato, la definizione di una programmazione chiara e duratura e quindi un rilancio del trasporto pubblico locale con risorse certe. È stato auspicato anche un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla materia nella predisposizione di strategie del settore e della gara. È stato rimarcato quindi che il trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, rappresenta un elemento cardine nell'ambito sociale ma anche economico, visto che potrebbe risultare tra l'altro una concreta risposta al forte aumento dei carburanti.
Tra i vari passaggi, l'importanza di garantire tutti i servizi, anche quelli a bassa intensità, che in Umbria rappresentano una realtà legata soprattutto alla conformazione del territorio. Tra le raccomandazioni maggiori rivolte alla Regione, quella di non agire con troppa fretta sui tagli, perché, è stato detto, verrebbero prodotti soltanto danni. Importante, è stato ribadito, è razionalizzare il trasporto pubblico locale, tenendo però conto delle esigenze dei territori e capire chi e come vanno a colpire gli eventuali tagli da attuare. La Commissione si è impegnata a produrre una proposta di risoluzione da presentare in aula, quale impegno per la Giunta di prendere in considerazione quanto generalmente emerso dalle audizioni, condividendo in maniera unitaria l'auspicio che si possa prevedere un unico bacino regionale e la previsione nella stessa gara della gestione, oltre che della gomma, anche del ferro. In terza commissione, audizione dei direttori della sanità umbra. La terza commissione, presieduta da Eleonora Pace, ha ascoltato in audizione i direttori della sanità umbra, il direttore regionale Massimo D'Angelo e i direttori generali delle due ASL, Massimo Braganti e Massimo De Fino. Audizione richiesta per la soppressione delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Il direttore D'Angelo ha detto che le USCA non sono state soppresse dalla Regione Umbria, ma dal decreto legge del 2022, entrato in vigore nel maggio scorso, che ha specificato che non potevano essere prorogate se non fino al 30 giugno. Ci siamo quindi posti il problema, ha detto il direttore regionale, di far rientrare quelle unità speciali che erano state individuate durante la fase di emergenza, le USCA, in un regime ordinario. Quindi è stato prodotto un modello di organizzazione per il continuum delle attività che prevede le UCA, unità di continuità assistenziale, che non sono altro che le USCA tradotte nel sistema ordinario per garantire il follow-up dei pazienti. Critiche dalla minoranza, il consigliere Fabio Paparelli, Partito Democratico, ha sottolineato che non è una scelta tecnica ma politica. In altre regioni sono stati prorogati i contratti a tutto il personale alle stesse condizioni economiche. In Umbria, anziché 46 euro l'ora, la paga è stata dimezzata a 23 e devono comunque fare di tutto, prima la guardia medica, poi andare a casa dei pazienti malati di Covid. In seguito a questa riunione, dopo trattative con i sindacati, la cifra è stata portata a 30 euro. Il consigliere Tommaso Bori, Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Sanità, ha sottolineato che in Umbria c'è il numero più alto di occupazione posti letto per Covid, con riduzione degli altri servizi. La scelta sulle USCA è controproducente. I medici di medicina generale, chi lavora nei distretti, chi è chiamato al servizio nella nuova modalità, non accetta, ha sottolineato Bori, anche perché sono sotto organico e sotto stress da tempo. Il consigliere regionale del Partito Democratico Tommaso Bori ha lanciato l'idea di Umbria Creativa, testo unico in materia di finanziamento regionale dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo. Il tutto per raccogliere e armonizzare una serie di norme in materia di promozione e diffusione delle attività musicali e bandistico-corali, teatrali, circo contemporaneo, arte di strada, cinema e audiovisivo, finora costrette a rincorrere una vera e propria giungla normativa. Il testo unico, spiega Bori, vuole accorpare una serie di leggi di finanziamento del settore, attualizzando anche una normativa che risulta datata. L'aula di Palazzo Cesaroni ha approvato con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza, quelli di minoranza non hanno invece partecipato al voto, la proposta di legge promossa dai consiglieri della Lega, primo firmatario Valerio Mancini, che punta a istituire l'osservatorio regionale sul welfare aziendale. L'osservatorio si occuperà dello studio, la ricerca e la promozione del welfare aziendale anche al fine di migliorare le politiche familiari e per incentivare la coesione sociale. L'Aula ha approvato anche con gli 11 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza, mentre quelli di minoranza non hanno partecipato al voto, la proposta di legge promossa dai consiglieri della Lega, primo firmatario Mancini, che mira a sostenere le associazioni combattentistiche e d'arma e le associazioni delle forze dell'ordine. La legge riconosce e promuove la funzione sociale, culturale, educativa e di promozione della cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d'arma
e delle associazioni delle forze dell'ordine riconosciute a livello nazionale operanti in Umbria. La norma sostiene lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia umbra e della storia delle forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale, lo svolgimento di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che il nostro notiziario Tele CRU va in onda in tutte le emittenti televisive della regione, anche in alcune emittenti radiofoniche. È disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per averci seguito. Arrivederci.